Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Negli scorsi episodi ne sono successe di tutte, abbiamo conosciuto una ragazza di nome Isabella. Isabella però si è rivelata essere posseduta o controllata, per meglio dire, da Lady Arachnia. Sarebbe in realtà semplicemente Arachnia, come appunto era per Yo-Kai Watch 2 e 3, però qui è meglio chiamarla Lady Arachnia perché è palesemente una donna, e come appunto era lo Yo-Kai Arachnia generale degli Spiritossi, però l'hanno fatto maschio lì, vabbè, comunque se non importa. Questa Lady Arachnia ha catturato Alphonse e quindi ora insieme ad Abil Guerriero abbiamo recuperato l'ascia dei cieli di Xuanwu e possiamo andarli finalmente a liberare. Ma prima, qualche trottata. Uno di voi mi ha scritto che con i Save Editor si possono prendere monete infinite se ce ne rimane almeno una. Il fatto è che sto giocando da Switch, grande cure di Pancospino, così posso prenderlo. Sto giocando da Switch e anche volendo, sì, è moddata Switch per forza, perché sennò non potrei giocare la patch. Ma non posso mettere salvataggio, non posso creare un backup di salvataggio perché non mi funziona checkpoint. Su Nintendo Switch non mi funziona checkpoint, quindi niente da fare. Comunque sia, queste 5 slottate me le gioco tutte quante con Anima Deadpool, ne ho 3. Posso prendere Deadpool ora. Ho 3 anime Deadpool, infatti nello scorso video ho fatto 5 slottate veloci e mi è capitato anche Deadpool. Quindi ora direi di andare al baratto e prendere Deadpool. Livello 14, mi conviene assolutamente livello 14. Sì, vai, spendo un po' di più, ma chi se ne avvantaggia tanto? Almeno è forte. Vediamo un po', eccolo qua. Yeah! Io sono un supereroe, inchinati alla mia potenza! Warunurin. Certo. Koma-san, mi dispiace, ma te ne vai. Purtroppo bisogna fare spazio. Ah, si chiama Norikun? Ah, perché è proprio il nome di base quando lo prendi così. Che fregatura. Ho visto anche come potenziare gli yokai, migliorare le loro abilità, però bisognerebbe reclutare un botto di yokai, prendere un botto di anime e poi trasformare queste anime in essenze che vanno a dare sfere per i bestiali. Bisognerebbe non solo giocare tanto, ma prendere anche le anime giuste. Allora, qua c'è Arpioggia Arianna, che vuole Link, vuole. Vuole un po' di caramelle. Ah, vuole le caramelle, vuole lei, sì. Ok, Ame può essere sia pioggia che caramelle, ma... Guarda, gioco con Summer, tanto per... Pioggia Arianna non ho ben capito se ha una missione o qualcosa di simile, ma... Non mi accetta niente, non mi accetta. Ah, ma ha chiuso qui? Mi scusi? Qui la ragnatela sembra più spessa di prima. Dobbiamo sbrigarci, prima non c'era la ragnatela. Vai, Cole, tocca a te. Sì, lasciate... Ah, perché devo provare il potere di Cole, poi. Volevo giocare un po' con Summer, perché ha difesa lei, quindi contro Arachnia la difesa potrebbe essere buona. Però, chissà. Ci penso io, ragazzi, state indietro. Non serve che traduco. Bellissimo. A posto, finita. Ce l'hai fatta, amico! Ragnatela è scomparsa! Sì, e ora entriamo dentro la scuola. Non possiamo perdere altro tempo. Anche se Summer difende, Bruno cura. Che poi Summer difende con lo Yo-Kai Watch, non difende con il potere di uno yokai. Ma quanto è grossa! E faccelo vedere bene sto yokai! Oh! Bravi, siete tornati dalla zia Arachnia. Intanto lei fa ara. Non me la racconti giusta. Volete diventare il mio dessert? Vi avverto però, la mia pancia è un luogo da cui non c'è modo di uscire. Siamo qui per sfidarti, Arachnia, non ti lasceremo fuggire. Esatto, hai oltrepassato ogni limite. Libera subito Isabella e Alphonse. Siete davvero convinti di riuscire a battermi, sciocchi? Oh, puoi scommetterci. Che cosa? Siamo entrati, dovevi aspettartelo. Alphonse, stai bene? Come avete osato rubare il mio fidato servo? La pagherete molto cara. Taci.
Io servo solo la mia principessa. E non un ragno insulso come te. Non è possibile! In realtà Alphos è Shutendoji! Vi chiedo scusa, mio signore. Non avrei dovuto tardare così tanto. Sai bene che con me non devi mai scusarti, abile guerriero. A differenza di Demon Gufo, poverino Demon Gufo discriminato. E poi, in questo momento abbiamo un'altra priorità o sbaglio? Oh, ma guardatevi. Pensi davvero di riuscire a sconfiggermi da solo? Da solo? Forse non hai capito la situazione, Arachnia. Esatto, non sarà solo Shutendoji a combattere, ma anche tutti noi. Proprio così ti sconfiggeremo e salveremo Isabella. Un mostro come te che si finge una principessa. Non meriti di vivere. Siete solo una cozzaglia di inetti senza alcun potere. Molto bene, vorrà dire che oggi, cara Arachnia, mangerai per 7. Mi chiedo quanti anni abbia. In genere solo i bambini parlano di se stessi in terza persona. Ok, adesso tutto brillato il filo. Ok. Vai Arachnia, facci vedere. Che bello però. Fighissimo. Deadpool! Vabbè però, scusa, non puoi partire così però tu. Ok. Non so qua... quanto? Quanto c'ha di cooldown? Scusami. Ok, non sta andando proprio bene. No, è stato lenta. Ah, fermati, ferma tutto, ferma tutto. Allora, già va malissimo già. Allora, vediamo un po'. Per curare un po' la pigrizia, scivolamento. Tanto recupero. L'unica è attaccare quando effettivamente... la beh però, cacchiarola. È veloce e fa male. Che fa? Ah! Ma chi è sta gente, mo? Viaggio? Sani... Ah, ok. Sanish, certo. Come... Ah, ok. Scusami, ma me lo fai prendere, per favore? Ma non me lo... Oh, mi alzi sta visuale, maledizione? Ho capito, ma non... Però, ragazzi... Ok, allora, ora me la alza, però male me la alza. Non devo prendere loro? Cosa devo fare con quei salamilli appesi? Senti, mi metto la difesa perché non può essere. Allora, non ci sto capendo niente. Quei salami appesi lì, che devono fare? Ma a che servono? Fanno solo male? Vabbè, boh. No, allora, no, ragazzi, qua, allora, già che si capisce poco sto gioco, quello che bisogna fare. Già che la mischia è pessima da gestire in questo gioco. Se poi non ci si capisce manco quello che bisogna fare. E tornano sti cosi appiccati come salami. Forse devo colpirli con... No, non serve a niente colpirli così. Forse con un attacco magico? Dov'è? Perché non me la becca mai Arachnia? Che palle! È fastidiosissimo! No, vabbè ragazzi, è impossibile giocare così.
No, ragazzi, non è giocabile in questa maniera. Vediamo un po' Sean Wu che fa. Ok, attacca. Fa niente praticamente. Wow, utilissimo. Davvero utile. Allora, qua bisogna per forza usare gli oggetti. Allora, o vieni ultra livellato a fare ste lotte o non ci andare per niente, perché... Mamma mia. Non va pialla, va. Gira come Beyblade, sì. Perfetto. Allora, voglio provare a fare una cosa ora che sto con Bruno. No, Katie te lo puoi scordare, Katie. Non servono a niente sti cosi. O non l'ho capito io o non servono a niente. Allora, G-Banyan se n'è un po' andato. Ho capito quello che devo fare alla fine. Però almeno l'ho capito, dai. Meglio tardi che mai. Thank you.
Non ho capito a cosa è servito di preciso colpirla, ma ok. Guarigione totale perché ci serve. Piano, piano, piano. Piano piano sta andando, molto piano, però sta andando, dai. Non posso lamentarmi più di troppo. Grande Chutendoji, sta con noi, non me l'ero accorto. Pensavo non ci fosse, non... Guarda che sto gioco è così confusionario. Beh, non manca molto a sto punto, dai. Dai, 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 dai. Bravi. Guarda, Chutendoji ha fatto un attacco finale. Che la deve... Ah no, chi era? Leo Fuoco! Leo Fuoco, grande! Wow! È fattibile giocare contro boss così difficili, però se ti alleni è meglio, perché, ecco, la squadra in effetti è un po' deboluccia, insomma. 3 yokai al sotto il livello 20. Non va bene, non va affatto bene. Ricompensa bambola d'argento. Ok. Però è andata almeno, dai. Isabella, svegliati, ti prego. Abbiamo sconfitto Raki e ora sei libera finalmente. Svegliati, per favore. Ti prego, Isabella, apri gli occhi. Ha sopportato l'incanto troppo a lungo e ora sta accusando il colpo. No, non è possibile. Non puoi lasciarci, Isabella. Forza, apri gli occhi e torna da noi. Ti prego, svegliati. È Summer. Summer, che cos'è questo potere? Bruno, ragazzi, dove sono? Isabella, ma cosa ci faccio qui? Va tutto bene, Isabella, ti abbiamo liberata finalmente. Hai capito? Avete visto anche voi, maestro Chutendoji? Quel potere... Non può essere. Ritiriamoci per il momento. Dobbiamo pensare ad una soluzione. E in fretta. Come volete, mio signore. Quindi hanno capito. Però siamo diventati amici ora, dai. Abbiamo combattuto fianco a fianco. Potete anche dircelo. Niente da fare. Però Bruno ha un satellite... Una TV satellitare in casa sua. Cioè nel suo capannino lì, nella camera da letto. Wow. Che bello riaverti assieme a noi, Isabella. Sono così sollevata adesso. Quindi ora lei continuerà ad affiancarci? Vi ringrazio di cuore per avermi salvata, ragazzi. Lo apprezzo molto. Non avevo la minima idea che quel ragno mi avesse incantata. Non preoccuparti. L'importante è che ora sia tutto finito. Mi spera ragioni. Sappiamo che non sei una persona cattiva, Nia. Siete ancora sicura di volermi con voi? Non ho neanche uno Yokai Watch. Anche se non ero in me, vi ho comunque causato dei problemi. Proprio perché non eri in te, hai causato dei problemi. Se eri in te, era un problema. Non preoccuparti di questo. Se mai avrai bisogno, noi ci saremo per te. Dopotutto siamo una squadra, no? È bello avere qualcuno su cui contare. Ti prego, rimani con noi. Bruno. Quello che dice Bruno vale anche per tutti quanti noi, Isabella. Esatto, non saremmo più detective yokai se un membro lasciasse il team. Basta, vi prego. Beh, questo sembra proprio un nuovo inizio per noi, o sbaglio? Oh, che bello. Sono contenta che tutto si sia risolto per il meglio. Oi! Tutto bene, Summer? Sì, grazie, è solo un infarto. Che cos'è stato? Lo scoprirai nel prossimo capitolo. In effetti è vero. Ma non c'è molto da dire. Summer si sarebbe dovuta risvegliare questo capitolo secondo il nome del capitolo. Ma non è che si è risvegliata. Ha semplicemente usato il suo potere. E Chutendoji e company hanno capito. Quindi
Vediamo ora come vanno le cose. Probabilmente ora entra in campo anche Demon Gufo, che diventerà, credo, un alleato. Invece per questo video è tutto. Considerazioni finali: bisogna allenarsi perché Arachnia era fortissima. Senza motivo. Ho perso gli yokai più volte. Ho dovuto recuperare più volte la salute. Ho potenziato Jibanyan, ma non è bastato. Deadpool, che nonostante tutto era fortissimo, non è bastato. Gilgador, Tree, Leo Fuoco, niente, non sono bastati. Forse ci voleva davvero Xuan Wu? Non lo so. Magari ci voleva, magari no. Amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.